Ciao a tutti, sono Matteo Della Bordella, sono un alpinista, sono testimonial sport specialist dal 2007. Pensate che sport specialist è stato il mio primo sponsor quando ancora ero poco più che ragazzino. A che età hai deciso che saresti diventato un atleta? Beh, non c'è un'età esatta in cui proprio l'ho deciso, diciamo che è stato molto un processo, nel senso che io ho iniziato ad arrampicare che avevo 12 anni. All'inizio questa attività non mi piaceva neanche tantissimo, se devo essere onesto. Poi pian piano è iniziato a piacermi sempre di più e niente, poi ho iniziato un po' a migliorare, allenarmi, fare vie più difficili, avere obiettivi nuovi. E forse il momento in cui ho proprio deciso di fare dell'alpinismo la mia vita è stato circa una decina d'anni fa, nel 2012, quando ho mollato il lavoro che avevo in università per dedicarmi totalmente alla montagna. Quali valori dello sport hai fatto tuoi? Lo sport insegna tante cose della vita, sicuramente l'impegno che bisogna metterci per raggiungere gli obiettivi, nulla accade per caso ma arriva tutto da un duro lavoro. Il rapporto con le altre persone, che deve essere un rapporto rispettoso, onesto e in cui ti devi dare una mano per arrivare a obiettivi importanti. Forse queste qui sono le due cose più importanti per il lato prettamente sportivo. Poi l'alpinismo, essendo anche più di uno sport, ha anche tanti altri belli aspetti, l'esplorazione di luoghi nuovi e il fatto di mettersi in gioco sempre su nuove sfide, però nel lato sportivo questi due che ho detto. Mente e corpo, cosa conta di più per te? Guarda, ti direi che conta di più la mente e sicuramente è così, perché il bello, tutte le cose più belle nascono dalle idee che uno ha, dai sogni che vuole inseguire. Certamente devi avere un fisico, un corpo in grado di inseguire la tua mente, di seguire le tue idee, i tuoi sogni, perché altrimenti purtroppo non le puoi realizzare o le devi cambiare, ecco. Però la mente è la cosa più intrigante da cui nasce tutto. Ci vuoi raccontare un aneddoto della tua carriera? Un aneddoto della mia carriera a caso. Allora, un aneddoto che mi piace sempre raccontare quando ero in questa spedizione in Groenlandia nel 2014 con i kayak, dove poi avevamo scalato questa bella parete di roccia. Proprio l'ultimo giorno di spedizione, quando già pensavamo di essere a casa, abbiamo dormito in questa baracca abbandonata di pescatori e niente, alle 5 di mattina mi sveglio con il mio amico che tira un urlo allucinante e trovo davanti a me un orso polare a 2 metri che era entrato dentro questa casa, era lì che gironzolava e ci annusava. E da lì è scattato proprio il panico, perché insomma, non è che ti svegli tutti i giorni con un orso di 500 kg davanti. E a parte gli scherzi, poi dopo ci si è messi a sbattere sedie e tavoli che c'erano per questa casa, urlare più che potevamo per scacciarlo. E per fortuna quest'orso si è un po' spaventato, è uscito. E a quel punto noi eravamo tipo bloccati in questa casetta con l'orso che girava intorno. Siamo rimasti così in stallo per 2 ore finché abbiamo raggiunto il fucile, perché avevamo anche un fucile, abbiamo sparato un po' in aria, fatto un po' di casino e forse l'orso ha capito che a quel punto lì non tirava più una bella aria e se n'è andato. Qual è il tuo punto di forza e invece qual è il tuo punto di debolezza? Il mio punto di forza è avere sempre idee nuove e originali, essere costantemente motivato per cose diverse, quindi non faccio fatica a trovare l'entusiasmo, l'impegno che ci vuole per raggiungere un progetto e poi la tenacia anche, penso, nella determinazione a raggiungere gli obiettivi. Il mio punto di debolezza, magari è che a volte ho troppe idee e devo scegliere alcune su cui concentrarmi, non è così facile. E poi, ovviamente mi piacerebbe essere fisicamente, tecnicamente più forte, sempre più allenato, quindi sono contento del mio fisico, però lo vedo un po' quasi come un limite, perché se fossi ancora più forte potrei fare cose ancora più belle in montagna. Quale consiglio daresti a chi intraprende oggi la tua disciplina sportiva? Consiglierei a chi vuole intraprendere la mia attività, soprattutto se sono ragazzi giovani, di iniziare pian piano, senza pressioni,
seguire il proprio istinto, seguire le proprie passioni e andare avanti un passo alla volta, senza crearsi per forza troppe aspettative di risultati. Nel mondo di oggi è facile avere pressioni dall'esterno, uno deve comunicare, deve fare, deve essere sempre di qua, di là. Invece no, secondo me per un ragazzo giovane è importante vivere la passione nel modo più genuino possibile e insomma dedicarsi, e poi dopo le cose arrivano se devono arrivare. Cosa ti hanno insegnato i tuoi successi e i tuoi insuccessi? Allora di solito, cioè si dice che quando tu hai successo, hai successo, e quando non hai successo tu impari qualcosa. E secondo me è un'affermazione estremamente vera, perché molto spesso magari mi hanno insegnato di più gli insuccessi dei successi, no? Quando torni indietro da una spedizione senza aver raggiunto la cima, ti fai tante domande su come sia andata, cerchi il modo di ritornare una seconda volta, un secondo anno, cambiare qualcosa, riprovarci e essere più efficiente e provare ad arrivare in cima. Secondo me ogni rinuncia in montagna, che si tradurrebbe come insuccesso, in realtà non è mai un insuccesso. È semplicemente la scelta giusta in quel momento, se tu hai scelto quello, e poi una grande opportunità per riprovarci. Un sogno realizzato e uno ancora da realizzare. Allora, il mio sogno realizzato, ne ho realizzati, ho avuto la fortuna di realizzarne più di uno di sogno. Ho fatto tantissime belle scalate in Patagonia, una su tutti alla Torre Egger, che era veramente la prima grande spedizione, la prima grande scalata, ed era un sogno gigante arrivare in cima a questa montagna. Però ce ne sono state anche altre di bellissime montagne scalate che erano dei sogni. E invece un sogno ancora da realizzare, sempre in Patagonia, sul Cerro Torre c'è questa via che avevo provato per la prima volta con Matteo Pasquetto. L'anno scorso avevo provata sempre con Matteo Pasquetto e Matteo Bernasconi. Era un grande sogno di tutti e tre e adesso mi piacerebbe riuscire a realizzarlo quando si potrà. Quest'anno non si è potuto, vediamo l'anno prossimo se avremo un'occasione. Hai una canzone preferita o una colonna sonora che accompagna i tuoi successi? Notti magiche, come abbiamo chiamato la via alla Torre Egger, con la mitica canzone dei mondiali degli anni 90 di Gianna Nannini e Bennato. Cosa ti piace fare di più nel tempo libero? Sono un amante dello sport a 360 gradi, quindi non solo montagna arrampicata, mi piace proprio magari anche andare in giro a correre per i fatti miei, andare in kayak, sciare. Quindi diciamo che mi piace stare all'aperto, sto a casa solo se voglio riposare. E leggo ogni tanto qualche libro di montagna che mi appassiona, se no vedere qualche film, insomma cose al di là dello sport e dell'attività all'aria aperta, cose abbastanza classiche, non ho hobby, interessi particolari. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi.